variazione nel programma perché i bambini che dovevano partecipare per festeggiare il gatto sono drasticamente diminuiti per colpa di un virus non animalista, quindi i bambini sono rimasti meno. La presidente dell'associazione Teatro delle Stelle ci presenta la sua esperienza e ci presenta questi bambini che faranno un piccolo intervento. Gli unici che sono rimasti. C'è un po' di cagotto. Ecco. Piacere, ciao. Buonasera a tutti, preciso ancora, grazie per la dottoressa, ma ancora non lo sono. Sono laureanda, però non lo sono ancora dottoressa. E vi presento in breve perché poi lascio la parola ai piccolini, vi presento in breve l'associazione. Nel 2012 ho voluto creare questa associazione a scopo cinofilo e didattico. E abbiamo lo scopo dell'associazione è quello di tutelare il benessere del bambino e dell'animale. E in questa associazione ho creato con l'aiuto di tanti professionisti, tra i quali medici veterinari, educatori, psicologi, educatori e assistenti sociali, nonché anche insegnanti, una scuola, un asilo che avesse coinvolto la sezione primavera, quindi bambini la cui età va da 18 mesi a 36, e un asilo tra i 3 e i 5 anni, nella quale i bambini avessero potuto svolgere attività di zoantropologia didattica e non solo. Quindi noi quotidianamente svolgiamo queste attività a partire dalla mattina e quindi il bambino si ritrova, ovviamente le attività vengono modellate a seconda delle fasce evolutive del bambino che abbiamo in classe, svolge delle attività periodiche nella cura e nella tutela dell'animale. Gli animali che noi abbiamo in sede sono tutti animali o anziani o disabili oppure reduci da sequestri, i quali li rieduchiamo e vivono con noi, per cui non li diamo neanche in adozione. Maggior parte abbiamo una colonia felina, abbiamo diversi cani che abbiamo adottato, sono tutti cani terremotati, perché abbiamo stretto una forte collaborazione con il canile Collattino di Camerino, e al quale abbiamo donato un nostro grande progetto, il secondo, che è la casa di riposo per cani anziani, nella quale vivono sia cani anziani ma anche cani terremotati che non sono stati più ripresi dai proprietari. E questo è quanto, quindi vi invito a venirci a trovare, la sede è a Loreto di Lamusone, di Loreto, e abbiamo sia la scuola che il polo zoantropologico dove gli animali vivono serenamente nella più piena libertà. E ora lascio la parola alle due bambine che vi leggeranno delle poesie e colgo l'occasione per dire che loro sono cresciute con noi, hanno iniziato con i centri estivi perché d'estate realizziamo dei progetti all'interno del contesto dei centri estivi, mentre d'inverno abbiamo questa scuola. E quindi le presento, vieni qua Elettra, lei Elettra, una delle bambine Questa poesia si intitola Il giornale dei gatti di Gianni Rodari. I gatti hanno un giornale con tutte le novità e sull'ultima pagina la piccola pubblicità. Cercasi casa comoda con poltrone fuori moda. Non si accettano bambini perché tirano la coda. Cerco vecchia signora a scopo compagnia. Precisare referenze e conti in macelleria. Premiato cacciatore cerca il pieppo in granaglio, vegetariano scapolo cerca ricolattaglio. I gatti senza casa la domenica dopo pranzo leggono questi avvisi più belli di un romanzo. Per un'oretta o due sognano ad occhi aperti, poi vanno a prepararsi per i loro concerti. Giorgia è nipote, lei è Giorgia. Questa poesia si intitola Il gatto di Charles Baudelaire. Vieni bel gatto, vieni sul mio cuore amoroso, tra i tuoi artigli, che io mi sprofondi dentro i tuoi begli occhi, d'agata e metallo. Quando a Bellagio le mie dita allungo,
ti carezza la testa e il dorso elastico e gode la mia mano e a toccare il tuo corpo elettrico. Vedo in spirito la mia donna, profondo e stretto come il tuo, il suo sguardo, bestia maglie, penetra tagliente come fosse una freccia e dai piedi alla testa una sottile aria, rischioso affluvio, tutto intorno gira il suo corpo bruno. Con affetto, i bambini dell'albero delle stelle. Allora, un applauso mentre studi. Cioè comunque vedere la bambina che viene qua a leggere la ricetta e le trova che ha detto l'ha scritto lei, ma letta su vuol dire che bisogna stare attenti e prenderne atto. C'è un qualche cambiamento in corso. Allora riprendiamo il nostro lavoro. Darei a questo punto la parola alla professoressa Trapotti, che ha un'esperienza trentennale come docente di materia nell'area giuridico-economica, è una docente che collabora con il MIUR e tra le sue innumerevoli attività è anche una scrittrice, una educatrice per quanto riguarda la ricerca nell'ambito delle esperienze dei giovani nel progetto Erasmus. Da anni collabora con la LAV e in base ad un protocollo di intesa MIUR LAV ha organizzato molti seminari di formazione nell'ambito delle scuole marchigiane per sensibilizzare ai temi dell'ambiente e ai temi animalisti. Cara Gianna, a te la parola. Grazie mille. Prego. Allora provo ad arreggiare un attimo e poi vedo se funziona. Intanto grazie, siete tantissimi e questo è davvero molto bello e confortante, perché noi che amiamo proprio il mondo dei gatti e dei felini in genere siamo felici. Quando tornerò a casa lo dirò ai miei sicuramente, ai miei gatti si intende. Allora voglio vedere se riesco, ecco, perfetto, ci sono. E mi è stato assegnato questo compito, i gatti e le donne. Ho voluto immortalare la Bergman in questa foto, la trovo particolarmente autentica, vera, molto bella. Ma tra tutti gli animali, e questa fotografia in onore di Mordiglio che è morto poco fa, purtroppo, perché proprio il gatto? Ma io premetto questa cosa, il rapporto tra uomo e gatto, o meglio tra donna e gatto, è di fatto una sorta di simbiosi, perché ciascun partner si fida proprio completamente dell'altro e ne desidera solo la felicità. È proprio impossibile non associare una donna a un gatto, lo diceva la dottoressa Catalani. I relatori che mi hanno preceduto, da un punto di vista ovviamente medico e comportamentalista, perché noi abbiamo, come dire, viviamo un binomio perfetto, assoluto, e siamo stati legati, collegati e forse destinati anche nei momenti più bui della storia, le donne e il gatto. Ma ne parleremo in questa presentazione che vuole toccare qualche aspetto storico, religioso, sociale, artistico, culturale e medico-scientifico solo in parte. Un gatto tira l'altro, chi ha avuto un gatto ovviamente anyway ci ha preso, nel senso che non possiamo farne a meno. La mia storia personale è questa, io ho vissuto con sei pelosi e vivo
adesso con due meravigliosi, li voglio ricordare perché li ho amati molto: Mustafa, Lulli, Miki Miki, Lupin, che mi ha lasciato da poco, e ora vivo con un malattissimo Cicerone e con Lucio. Sostengo a distanza molti trovatelli, anche vicino all'ufficio scolastico regionale ci sono delle colonne, io vado, mi nascondo, ma partecipo a tutte le campagne della LAV, complice la presidentessa Maria Aquila, ma anche la qui presente onorevole, anzi senatrice Silvana Amati, che ci ha sempre appoggiato in tutte le nostre campagne, e sono una fan LAV, assolutamente. Non vi leggerò queste cose, le lascio perché semmai le volessimo pubblicare, un po' di storia, partendo proprio dall'origine della specie, no? Il gatto si pensa discenda da un gatto selvatico, noto anche come gatto egiziano, e lì partiamo con interconnessioni fantastiche con la dea Bast, bellissimo questo corpo di donna e con questa testa, no, di gatta, protettrice delle donne e dea della gioia. I gatti allora erano veramente sacri e, come vedremo, la donna godeva già di un'emancipazione notevole, di un'eguaglianza con gli uomini. Quando morivano i gatti in Egitto era un dramma, un periodo di lutto veramente profondo, i componenti si radevano le sopracciglia in segno di tristezza e naturalmente di devozione, non utilizzavano le sopracciglia, se le radevano, e ho scoperto ovviamente che i gatti venivano mummificati e spesso assieme anche i loro topolini mummificati vennero ritrovati proprio seppelliti nei loro luoghi, consegnati all'aldilà coperti di gioielli. La cattofilia, cioè l'esposizione felina, dobbiamo risalire al 1871, e nel 1895 a New York vinse il primo premio una gatta tigrata del Maine. A proposito di paura dei gatti, no? Perché qualcuno, guardate un po' cosa ho trovato: Giulio Cesare, Alessandro Magno, Adolf Hitler, proprio lui, erano terrorizzati dai gatti, mentre Napoleone Bonaparte addirittura dei gattini. Beh, lo sappiamo molto bene che tra le donne e i gatti vige un magico rapporto. Le donne e i gatti, disse Heinlein, fanno ciò che vogliono e gli uomini, mio caro professor Raggetti, i cani, dovrebbero rilassarsi e abituarsi a quest'idea. La regina Cleopatra adorava i gatti e si tramanda che si mettesse il cajalio, me lo sono sempre chiesta, agli occhi proprio per avere lo sguardo abbagliante dei figlini. La dea Bast, come ho detto, simboleggiava bellezza e luce e aveva quattro gattini raggomitolati, mentre nel profondo nord, in Scandinavia, la dea Freya, che poi vedremo essere molto importante in un particolare momento storico, si raffigurava su un carro trainata da quattro splendidi gattoni grigi. In Egitto, l'ho detto prima, ci fu un grosso focus sulle donne, sia per bellezza, per fascino, ma anche perché oikonomos, la parola economia, no? Si riporta proprio alla donna dell'epoca, amministratrice proprio dell'economia domestica. Se la donna godeva di questo prestigio, analogamente il gatto, quindi li si amavano in parità, ugualmente. Pensate che i gatti giunsero in Europa attraverso il ratto di sei coppie di gatti che i greci combinarono portandoli via direttamente dall'Egitto, appunto in Grecia, ne prelevarono sei coppie. Ma non tutto fu così felice nella storia. Arrivammo al Medioevo, durante il quale periodo soprattutto nobili, la chiesa del tempo, fortemente misogina giustamente, no? Non sopportava molto che le donne prendessero questa forza, questo campo, no? Nella society del tempo, e quindi cercarono di vedere il nero, il non pulito, il simbolo del male, del demonio, e iniziarono a minacciare le donne, e soprattutto quando le donne a loro volta sottraevano i gatti, facevano dei dispetti,
e auguravano del male a chi loro faceva del male, e questi cadeva o per una disgrazia eccetera, si cominciò a pensare che quelle potessero essere maligne, portassero effettivamente male, e quindi si chiamarono streghe quelle che vennero perseguite. Perché? Per essere allontanate, per essere di fatto condannate nel modo più orribile possibile a un destino atroce, a essere bruciate vive e spesso assieme ai gatti anche in pubbliche cerimonie. E questo giunse, non fu solo un fatto legato alla religione cattolica, protestante, al fatto che non si tollerassero, come posso dire, le divinità, no? Durante il regno di Maria Tudor bruciavano il gatto perché era simbolo di religione protestante, e sorte analoga ci fu con Elisabetta I quando il felino impersonava la religione cattolica, quindi in un modo o nell'altro non li si poteva vedere. Tremende e orribili le feste di San Giovanni, 24 giugno, pure un santo patrono, adesso io lo invocherò in un altro modo, quando la folla delirante lanciava in autentiche graticole pubbliche i poveri animaletti, e questo durò dal 1400 in avanti. Tra il 500 e il 700 si conta che più di 1 milione di donne e gatti vennero sterminati, e si rischiò l'estinzione del gatto a fronte di un discorso legato all'ignoranza, alla misoginia, alla superstizione, a un fanatismo non solo della Chiesa ma anche dei regnanti di allora. Poi, vado veloce, durante l'illuminismo vennero proibite cruente manifestazioni. Pasteur reintegrò il gatto, ne dimostrò la grande igiene, pulizia e bellezza. Crebbe la curiosità verso questo misterioso, meraviglioso animale, e anche la donna, insieme al gatto, reintegrato, amato e apprezzato, cominciò il suo percorso di riconoscimento all'interno di una società cui, appunto, la donna prendeva parte in maniera sempre più prestante e importante. Amo molto questa raffigurazione, amo molto proprio Audrey Hepburn. Trovo che sia una delle donne più affascinanti mai comparse sulla terra. Cercate di capire un gatto e capirete la donna. Te l'ha detto, è un detto orientale. È la creatura sicuramente più vicina al modo di essere di una donna, anche perché sa osservare anche mentre dorme. Noi guardiamo tutto e non perdiamo nulla, siamo vigili su tutto. I gatti hanno questa andatura elegante, sinuosa, ammaliano con lo sguardo. Le donne parlano tanto, ebbene sì, io sono una gran chiacchierona. Parlano tanto come i gatti. Il gatto è un animale poliglotta, sa riprodurre vocalizzi nel numero di centinaia, tutti diversi, e poi personalizza i ronfi, vero dottoressa? E le fusa. Sostengo, essendo io singola, che la presenza di un gatto in casa è appagante quasi quanto quella di un partner. Accarezzare un gatto per qualche minuto ha effetti molto positivi sul cervello umano, perché favorisce il rilascio, se non sbaglio, dell'ossitocina, che è l'ormone della felicità, e quindi allevia allo stress. Però se solo i gatti parlassero, vero? No, Lucetta, io sono... No, ma guardi l'immagine. Ecco, appunto, se solo i gatti parlassero, e io ritengo che proprio potrebbero dire tantissime cose. I gatti sì, scelgono le donne, mi dispiace per i signori, ma pare che sia proprio così. Da studi medico-scientifici e anche di pedagogisti ritengono che vuoi per quei rituali di cui parlavamo, molto complessi, no? Durante i quali la donna ascolta, si accoccola, s'accuccia, non guarda, non sovrasta dall'alto al basso. Cioè, sappiamo fare, quindi siamo seducenti e viceversa, non c'è niente da fare, è sempre comunque una questione di empatia. La voce, le mani che sono più delicate, i gatti pensano alla donna come una mamma gatta un po' umana, buffa, perché li protegge, li soddisfa e soddisfa ogni loro bisogno. E poi
per il tempo che la donna dedica, no? In termini di coccole e attenzione. Comunque il gatto ricambierà anche dal maschio, dall'uomo, ogni dimostrazione di affetto, e quindi non c'è problema purché lo riceva. Ecco, cosa hanno in comune? Sicuramente l'abbiamo già detto, la grazia felina. I gatti sono super sensibili e percepiscono tutte le sfumature del linguaggio del nostro corpo e sono anche liberi di decidere se risponderci o meno. Molte volte stanno lì, si nascondono, vanno, tu li chiami, ma come, tu sei anche chiamato, dove sei? Decidono se è importante darti udienza oppure no. Comunque molto indipendenti, e arriviamo al luogo comune, no? E qui cerco un po' di salvare la faccia. Crazy Cat Lady sta a significare, sta meglio a così connotare un pensiero, no? Cioè il fatto che la gattara sia sola, triste, meglio se brutta, abbandonata, la cosiddetta zittella, no? La cat. Crazy Cat Lady è possibilmente pure vecchietta, no? Oltre i 40. Io sto quasi arrivando ai 60, quindi per carità. Nessuno però mai stato in grado di spiegare perché soprattutto le single e di ogni età amino così tanto i gatti. La ragione è probabilmente questa, che in amor vince chi fugge. Cioè, loro ci intrigano perché sono liberi, autonomi. Esattamente come noi, nel senso che abbiamo i nostri tempi, loro hanno i loro. Il gatto nella nostra vita diventa equilibrio, pace e ristoro. Noi che dilatiamo il tempo, lo viviamo in maniera frenetica, arriviamo alla tastiera ansimanti, ecco, troviamo lui o lei che ci aspetta, ci ascolta, silente e partecipa. Davanti a un mouse, sulla tastiera, un po' ingombrante, lo spostiamo. Però sta lì, ci aspetta. E dobbiamo dire grazie a queste crazy cats lady, alle gattare, perché sì, sono donne perdutamente innamorate di gatti, ma che vanno incontro, è un termine affettuoso ovviamente, che nel linguaggio comune, vanno incontro a una certa risoluzione del problema del randagismo, che vorrei avvicinare al problema delle catastrofi, perché comunque trattasi sempre di un abbandono o comunque di problemi che sono connessi a gatti che viaggiano da soli nella loro esistenza e non sono molto fortunati. Alcune frasi celebri, e questa mi piace moltissimo, di Yul Brynner. Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. È vero, hanno un'eleganza, una leggerezza strepitosa. Non è possibile, diceva Swanson, possedere un gatto. Nella migliore delle ipotesi si può essere con loro dei soci alla pari. Le persone che non amano i gatti non hanno ancora incontrato quello giusto. La donna seduce come un gatto e un gatto seduce come una donna. Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro. E lo diceva Leonardo da Vinci. E non è mai tardi per fare la cosa giusta, è un consiglio del gatto con gli stivali. I gatti capiscono ogni singola parola che noi non diciamo. E un gatto tira l'altro, lo disse Ernst Hemingway. E cosa si dice poi del gatto nero? Anche ieri sera mi si è avvicinato uno nero sotto casa, vedremo come va a finire il nuovo. E ne ho tre. E non so se sono una strega, però mi arrivano tutti neri. Il gatto nero, questo è Lucio e Cicerone, sono i miei, siccome per la privacy mi hanno detto che non desiderano comparire, allora io scherzo. Lucio è quello dietro, Cici è quello davanti. Lucio e Cicerone lo dedico a loro, li amo perdutamente. Ma chi ha detto che i gatti portano sfortuna? Se un gatto nero ti attraversa la strada, significa che sta andando da qualche altra parte. Non porta sfortuna, diceva il famoso Grocco Marzo. In Asia e Regno Unito sono considerati dei talismani. Per concludere la storia, visto che abbiamo anche dei bimbi, un gatto è per la vita. E grazie. Allora, grazie ancora, meritatissimo applauso. Io sono, ricordo anche la tua relazione.
cui ricorrere una volta. Che bello, grazie. Ricordate che qualcuno avesse detto che il gatto era stato creato per dare il piacere all'uomo o alla donna di accarezzare la tigre. Quindi in miniatura, e rimane sempre un femminile. La cosa che ti chiederei, sperando di interpretare l'interesse loro, ma a questo punto della storia, come possiamo noi nucleare anche una visione storica, artistica di questo animale che in realtà ha segnato molte riflessioni che tu hai sintetizzato, e soprattutto come facciamo a conoscere oggi chi parla del gatto se non gli amanti, nel senso che lo hanno a casa, o i veterinari, i professori, ma fuori il gatto fa notizia secondo te? Cioè fuori nel senso nei media, nella comunità di cui noi facciamo parte. Ma io credo, poi è stato detto anche a questo tavolo. Che in un certo periodo della comunità italiana, europea, faceva molta notizia perché c'era il problema di peste, topi e così via. E lì era il top del gatto amato, poi il gatto esoterico, il gatto odiato. Esatto, poi? Sì, proprio questo. E infatti poco fa ho messo probabilmente una cosa molto importante, il gatto è stato anche reintegrato proprio perché dopo essere stato sterminato nel numero di 1 milione aumentavano i roditori, cioè i top, quindi era necessario ristabilire proprio un equilibrio perché aumentavano anche le malattie e veniva sterminato 2/3 delle persone, della popolazione, quindi tornavamo ad amarlo e via dicendo. Forse adesso io penso ci sia un richiamo globale, non è solo Greta che ci riporta un'attenzione all'ambiente, eccetera, ma con l'ambiente, vuoi per l'enciclica di Papa Francesco di poco tempo fa, che richiama il rispetto di tutti gli esseri viventi, vuoi perché lo dovremmo comunque fare a scuola, se dovesse essere inserita l'educazione civica, una buona parte riguarderà l'educazione al rispetto degli animali. La domanda era, parliamo adesso del gatto? Io penso di sì perché al di là del ritenerlo un animale molto gestibile dentro le nostre case, ne parliamo di più, condividiamo di più, non siamo più così messe all'angolo come prima, guarda, quella non sa cosa fare, è una gattara, come quel detto, no, ma papà perché io non riesco a trovare un fidanzato, ma cerca questo, cerca quell'altro, e vabbè prenditi un gatto, cioè della serie. Adesso penso che il focus, più che normale anche, si possa spostare sul bisogno di colmare anche certe solitudini. Diciamo che possiamo concludere in questo modo, allora. Probabilmente il gatto è importante oggi per due aspetti. Secondo quello che ho imparato questa sera dai nostri colleghi di prima e dalla tua relazione, potrebbe essere importante intanto perché è un essere che fa parte della biodiversità e rompere equilibri pesantemente come l'uomo sapiens, punto interrogativo, sta facendo, pure dei problemi. Secondo, non ultimo, poi quello del fatto che stiamo tutti a piangere del clima e pochi si rendono conto che il 20 o 30% dei casini nel clima dipendono dagli allevamenti degli animali, anzi dei vegetali deputati ad alimentare gli animali che poi ci mangiamo noi. Quindi se uno volesse cominciare a cambiare un po', non è solo la bottiglietta di plastica, ma potrebbe anche rinunciare alla scienza in un certo modo. Tra l'altro, questo è il problema. Secondo me, la società. E l'altro è il problema degli affetti e della capacità dell'animale che comunque esprime una relazione con l'essere umano ad essere vicino, soprattutto in paesi che, la dico tutta, stanno un po' invecchiando. Quindi in questo senso purtroppo l'economia poi ci vede il business del mangime, il business dei fiocchetti, il business della... Però la prevenzione in una persona che sa amare diventa un investimento nella sua stessa equilibrio psicologico e personale. Quindi grazie per la tua relazione, un abbraccio. Direi di passare invece alla testimonianza della dottoressa, diamogli un honoris causa, Aurora Carassai, è presente? Eccola qua.